Il presidente Guido Podestà ha partecipato al tradizionale concerto di Natale dell'amministrazione penitenziaria che si è svolto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Durante lo spettacolo sono state premiate dalle autorità e dai rappresentanti del mondo sportivo le squadre di calcio del torneo tra magistrati, giornalisti e detenuti. La città di Milano ha partecipato al concerto di Natale dell'amministrazione penitenziaria, tra queste la provincia di Milano che già da tempo collabora con loro. Sì, collabora convintamente ed è una collaborazione non solo utile a soprattutto il recupero delle persone che si trovano incarcerate, ma anche a rendere più stretto, più sostanziale, più vero il rapporto tra le istituzioni. Non è un momento facile per il nostro paese e io sono convinto che nel cercare di darsi reciprocamente una mano quelle parti dello Stato che hanno responsabilità diverse e nell'interpretare anche quello che è il sentimento dei cittadini, soprattutto nell'interpretare il sentimento dei cittadini, che è quello di avere un paese che ricomincia a funzionare meglio, si può veramente dare un risultato corale che è quello che ricerchiamo. E avere un'interfaccia con un ente locale come la provincia, il comune, la regione, per noi è estremamente importante. Cioè, perché il carcere può essere positivo soltanto nella misura in cui riesce ad avere questi rapporti con l'esterno, altrimenti tutto il lavoro che si svolge, questi operatori, secondo me fantastici, non servirebbe a nulla. E se parliamo di reinserimento sociale, senza il rapporto con la società, il detenuto vedrà il carcere nel suo futuro. Invece proprio con l'apporto che ci dà l'ente locale, ovviamente, la provincia e quant'altro, noi possiamo ricreare un futuro in termini di sicurezza, perché ogni persona recuperata è un pericolo in meno per noi tutti. Un riconoscimento particolare alla Polizia Penitenziaria è stato infine consegnato dal professor Umberto Veronesi per l'adesione alla giornata mondiale a pieni polmoni contro il fumo da sigarette. Si tratta di un premio per un'attività che è stata creata da una polisportiva di Lecco che riguarda la lotta al fumo di sigarette. Io sono un grande ammiratore della Polizia Penitenziaria di Milano. Quando posso vedere le carceri e seguire la loro umanissima opera che nei riguardi dei carcerati. E sono quindi un grande sostenitore delle loro iniziative e questa poi è particolarmente legata al mio mondo perché riguarda il fumo di sigarette e quindi il rischio di tumori polmonari.